Oggi finalmente inauguriamo l'impianto di produzione di energia elettrica da biogas nella discarica. È un'iniziativa importante per la Valle Umbria Servizi, un'iniziativa che ha visto la collaborazione per la realizzazione e la collaborazione della società Asia e soprattutto, ma soprattutto anche del personale dipendente di VUS che ha portato in pochissimo tempo a compimento questa realizzazione. Questo impianto permetterà di conseguire un duplice vantaggio. Il primo eviterà di immettere in atmosfera oltre 200 milioni di metri cubi di gas tossici. Questo chiaramente è quindi un vantaggio di ordine ambientale, di attenzione all'ambiente e di rispetto all'ambiente. Il secondo vantaggio di ordine invece propriamente economico, perché grazie alla combustione di questi gas che vengono convogliati e bruciati, sarà possibile produrre oltre 60 milioni di kilowattora nei prossimi 9 anni. Oggi inauguriamo l'impianto di valorizzazione energetica del biogas che si genera per processi naturali di metanogenesi del rifiuto conferito negli anni nelle vasche della discarica. Biogas che è costituito fondamentalmente da metano e che deve essere obbligatoriamente per legge estratto dal corpo di scarica ai fini di bonificare il sito e ai fini di impattare quanto meno possibile sulle emissioni di gas a effetto serra, perché il metano, così come la CO2, è uno dei responsabili di questo effetto serra tristemente famoso. Questo biogas viene estratto dal corpo di scarica e viene trattato, raffreddandolo per togliere degli inquinanti, e viene valorizzato in un motore a combustione interna che genera in questo impianto una potenza massima di 800 kW, equivalente al consumo medio di 3.000 famiglie equivalenti, e lo immette in rete. Questo è un indubbio vantaggio ambientale perché si procede a un'operazione di bonifica del sito e anche un vantaggio economico perché dalla vendita in rete di questa energia verde ne hanno benefici sia la parte pubblica VUS che ovviamente la parte che ha fatto l'investimento Asia Ambiente, ovviamente dalla vendita dell'energia. Oggi inauguriamo l'impianto, l'impianto è già entrato in parallelo con la rete elettrica Enel da una settimana. Sta dando delle ottime prestazioni, degli ottimi risultati, anche superiori rispetto alle aspettative, per cui ci aspettiamo dei buoni risultati sia Asia Ambiente che VUS da questa iniziativa comune.